La morte di Marco Simoncelli ovviamente ha mosso gran parte del mondo sportivo e non solo. Questa bellissima fotografia, questo fotomontaggio che è di Paolo Sestini, di un aretino, giusto? Ha spopolato sul web, è stato cliccatissimo e io non lo conosci tu Paolo Sestini, sì, è un grafico, Sì, è un no? grafico. È stata veramente una bellissima cosa, fatta da una retina, fatto il giro del mondo. Evidentemente è anche bello il fatto che sia stata fatta su un'onda emotiva e non certo per andare a cercare un marketing, No, no? no, Giusto? assolutamente, è stato bellissimo, l'ha fatto vedere tutte le televisioni, eccetera. E quindi questo fa onore a questo ragazzo, a questo grafico che è molto bravo. Per quanto riguarda la morte di Simoncelli è stato veramente uno shock. Ieri ho visto i funerali e sono stati una cosa veramente dire fantastica di un funerale, è forse alla mano, però una cosa bella, 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 organizzata benissimo, tutto spontaneo, Esatto, e eccetera. nella spontaneità anche quelli che sono stati dirottati al Santa Monica perché non c'erano più posti No, in niente. paese, una compostezza, una I dignità dei genitori, genitori, della fidanzata, tutti, la una cosa fidanzata è stata veramente, stupenda. una cosa Ecco, io veramente. dico, se al posto del nostro amico qui morto ci avessero preso un migliaio di senatori, di onorevoli, l'Italia era tutta bella, tutta pulita e avevamo un giovane onesto, pulito, eccezionale, io credo, a me Che è veramente pazzesco, ma sempre la notte dei lunghi coltelli. no, Il ma confronto l'Angiolini è da sottochiesa. no, Cioè, ma parli d'ammazzare i politici. no, 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 che morissero da sé. Ah, ecco, No, capito. no, no, io non so per gli omicidi, non so per la Ma, violenza. ascolta, andiamo ad Arezzo. C'è stato un colpo in farmacia, 150.000 euro di medicinali, praticamente una scatola di Ma pasticche. Fanfani ne è stato sicuro perché era a fare la pittura lì Alle scale alle scale mobili. mobili, che lui bellissimo. Guarda, mi sono emozionato quando ho visto che lui faceva. Ma sai un figliolo che quando non è in onda fa casino fuori. Ora si approfitta perché ha battuto tutti Il gli indici record, d'ascolto, sì. t'ha anche fregato. Lui è arrivato a 3.000, Sono ha avuto, contentissimo. anzi Stefano, vieni qua, È ti anche facciamo i giusto. complimenti col babbo perché pensate abbiamo, che collaboratore abbiamo. La Buongiorno. settimana scorsa Carlo Brandini ha fatto 2.200, mi sembra, cliccaggi. Stefano stamattina con il suo calcio nel sedere di lunedì è arrivato a 3.000 Sì, però cliccaggi. devo dire che i 2.200 cliccaggi sono stati perché lui ha obbligato Marco a entrare 1.800 volte nella sua intervista. Quella è il mio socio di là. L'ha obbligato pagandolo, quindi insomma voglio stato dire, no, perché è fatto. giusto dirle le cose, se si parla di pulizia, di moralità, va, diciamolo fino in Senti, fondo. Capito che famiglia che abbiamo? Bravo, ascolta, bravo. ascolta. Ciao ragazzi. Grazie, Allora grazie Stefano. dicevo che insomma, effettivamente quell'affare di Fanfani mi ha commosso. Ti ha commosso, capitturato. No, ma è stato proprio bene, bravo, Bello il pennello, bello come, poi come usa il pennello, beh. pennello lui. Ah, la sapevi? Non è una metafora la mia. Ah, no, Come fa il pittore? se fosse sparso le No, ghiacce. lui fa il pittore, Senti, l'avvocato e il cuoco col mestolo, ah, ecco, ho capito? capito. Poi Quindi. un'altra cosa bella che ad Arezzo è una città, il Nuovo Cavanza, è ritornato Polli. Ma te lo Chi è sapevi? il Polli? Il Polli l'hanno fatto presidente dei Ma gas. di che? Del gas? Vabbè, sì, è Polli. È il Nuovo Cavanza, no? E Polli, Banchetti, Oh, tutti. io c'è una signora che ha fatto sulla linea locale del Casentino dei treni il reclamo perché ha detto che la figlia è costretta a respirare il fumo degli spinelli che viene fuori dalla pedana. Cioè, passa il treno, da quanti spinelli fanno dentro? Sì. Dalla pedana esce il fumo. Una che sta
in stazione. È l'ultima fumata quella. Ma della Carime, i treni a vapore ha rimesso. No, ma quella de... Questa è roba da matti. Ancora su Arezzo, che c'è da dire? Ma... Banchetti a fame di mercato, oh, siamo sì. ingordi. Sì, sì. Ci se ne era accorti comunque, sì, vedendo, sì, se ne è sì. diversi. De prima era... Maxi Fulton Farmacia, questa sedetta. Sì. Tutti i profilattici hanno... Preso. Si hanno bottino da 150.000 euro. Ma tutti i profilattici? Tutti profilattici, cioè perché no. non capivano una sega. Loro? No, era la battuta. Oddio. Oddio. Siamo proprio botoli ringhiosi. Se un gatto fa litigare i condomini. Allora, chiudiamo con questa notizia, con il tuo giudizio, perché sembra che dal gatto e dai vasi da fiori sì. vengano i maggiori motivi di litigio nei condomini. Sì, perché effettivamente, no, ma loro tanto... Nei condomini per litigare trovano qualsiasi scusa, ma ora... Quindi l'unica pensa... è che tiriate i vasi dai fiori ai gatti. Però è bello che un giornale gli dedichi mezza pagina, vabbè, è bellissimo, il gatto non c'era. È lo stesso. Ora domani c'è l'intervista al gatto. E il gatto, come disse Decio, non ha spalle, dove entra il capo entra tutto, è come sì. il pisello. Ah, me no, io non c'ho niente a che vedere. Hai capito la fatto tu? No. Io come si fa a fare 2200 ascolti? Ma te che mi volevi dire? Che è finito il tempo. Ma la battuta l'ho capita, me la rispiego. E il gatto è come il grillo, il pisello. Ah. Il c***o. Te presento o no? Ma come sono caduto un basso, ragazzi. Non ha spalle, che dove entra il capo entra tutto. Disse Decio. Esatto. E dice entro niente però. Beh. Vai, sei finita qui? No. Allora, bene. Che fine del cazzo. Che fine del cazzo che si fa.